È una gara che nel tempo ha saputo rimodularsi e ritornare, diciamo, agli albori. Sicuramente è una gara importante dove tanti campioni sono passati ed oggi abbiamo avuto questa prova di juniores veramente molto bella, estremamente combattuta. Insomma, Attolini ha vinto la sua quarta gara, coronando un successo veramente strameritato, perché ha fatto parte sempre, diciamo, del gruppo che ha comandato la manifestazione. Poi che dire, un bel parterre, più di 110 partenti con 136 iscritti, è stata una bella giornata di sport. Diciamo, da sempre il paese di Pretola ha collaborato intensamente con la gara ciclistica. Insomma, il Gran Premio Pretola è la corsa di Pretola come paese, non come sportiva, perché tutti se la sentono nel sangue. Ognuno dei più vecchi sicuramente ha ospitato, quando si organizzava negli anni 50, qualche corridore a casa sua in attesa della gara, per cui ancora oggi per fortuna riusciamo a ritrasmettere questa voglia di sentirsi protagonisti, e ancora oggi fortunatamente abbiamo tanti ragazzi che ci danno una mano.